Buongiorno a tutti, adesso dovremmo essere, se tutto è andato bene, in diretta a partire dalla pagina Young Digitals. Io sono Alberto Antonello, manager di Young Digitals, e vi do il benvenuto in questo nostro nuovo progetto, un live streaming che andrà in onda ogni giorno sulla nostra pagina Facebook alle 12:30. Il progetto si chiama Half an Hour. E l'abbiamo pensato perché in un momento come questo, in cui non possiamo vederci e incontrarci, nemmeno noi come colleghi, perché stiamo lavorando in remoto, viste le circostanze odierne, abbiamo pensato che è importante comunicare e farlo nel modo migliore. Abbiamo quindi raccolto le nostre competenze tutte assieme e abbiamo cercato di metterle in una serie di webinar gratuiti della durata di 30 minuti. Questo perché in una situazione come quella di oggi, crediamo sia davvero importante puntare alla crescita professionale, da condividere con i colleghi, con il settore, con le aziende, con le agenzie, con i vari professionisti della comunicazione e del marketing, per migliorarci tutti, per confrontarci, per imparare e per guardare al futuro. Il primo appuntamento di oggi, come potrete vedere anche da grafica, è con il mio collega Paolo, che saluto. Ciao Alberto, Paolo, quindi ci ciao a tutti. sentiamo bene. E come vedete anche dalla grafica in sovraimpressione, lui è creative director di Adidas. Fatta la premessa di quello che vuole essere questo nostro progetto Half an Hour, vi suggerisco anche di guardare la pagina halfanhour.youngdigitals.com, che se tutto va bene è andata online nella descrizione di questo video. Li troverete al momento un calendario parziale con gli altri webinar giornalieri e a breve ci sarà poi un programma più completo che durerà una serie di settimane. Il progetto è in fieri e l'abbiamo costruito recentemente, la settimana scorsa, ci siamo detti facciamo questa cosa, ce la sentivamo davvero dentro, anche perché Young Digitals, che nasce 10 anni fa, nasce come formazione. All'epoca c'era lo Young Digital Lab che portava appunto della formazione in tutta Italia parlando a una serie di aziende, ancora nel 2010 quando si affacciava il Facebook Marketing in Italia. Quindi oggi fare questo tipo di formazione a distanza ci sembra la cosa per noi più naturale, tanto più in questo momento in cui vogliamo davvero condividere quello che è il nostro know-how, le nostre expertise d'agenzia. Noi facciamo parte del gruppo Acqua. E quindi come gruppo abbiamo sedi a Milano, a Padova, a Pordenone e siamo in 120. Abbiamo tante cose da raccontare e vogliamo cominciare oggi. Quindi al di là di questa premessa che mi sembrava doverosa, soprattutto in sede di esordio, lascio la parola a Paolo, Creative Director, che appunto va ad affrontare un tema molto ampio, che però concentreremo il più possibile in questa mezz'ora, perché la creatività è un argomento su cui si potrebbe dibattere veramente molto, Paolo, se non sbaglio. Sì, E o molto abbiamo, poco. o molto poco, perché il dono della sintesi è importante. E ci abbiamo dato un titolo in cui parliamo anche di dati, quindi siamo data-driven oggi, siamo guidati dai dati, anche la creatività e il creativo è guidato dai dati. Noi come agenzia poi a volte dobbiamo guidare i nostri clienti, quindi è quasi un gioco di chi guida cosa. Quindi con questa premessa, Paolo, poi ti lascio presentarti nuovamente e introdurre il tuo argomento di giornata. Beh, ciao a tutti, quindi in questo momento, anche se effettivamente siamo tutti dislocati, passiamo un momento assieme. A me questa cosa piace molto anche perché ci permette, senza filtri di parlarvi, di avere un rapporto con voi e magari anche di fatto di costruire dei nuovi legami. E il nostro intento con questa serie di appuntamenti è quella di riuscire a trasmettere una nostra visione dall'interno e cercare di coinvolgervi, o meglio di stimolarvi o di creare nuove conversazioni. Io affronterò il tema della creatività, che chiaramente in agenzia è uno dei termini cardini, ma è anche un tema molto complesso. Chiaramente, ora qui non vi farò i classici bullet point da presentazione o le massime che dovrete seguire, ma
Volevo parlarvi in maniera molto più aperta e anche molto più vicina al modo in cui affrontiamo il lavoro, che è semplicemente quello di evitare di lavorare come le classiche agenzie che comunque stilano una serie di task, una serie di to-do, che chiaramente vengono smarcati nel completare un progetto. Bene, il mio approccio è leggermente differente, ovvero anziché una serie di cose che vanno fatte, la cosa più importante per me è quella di porsi delle domande. Quindi, in questa mezz'ora, vi guiderò in quella che potrebbero essere delle, diciamo, definiamole tre grandi domande che chiunque si può porre, sia che abbia un ruolo creativo, un ruolo di leadership all'interno di un progetto, o che sia un attore coinvolto, sia freelance che in agenzia, per riuscire ad affrontare un progetto dall'inizio alla fine. Ti interrompo un attimo, Paolo. A proposito di domande, se qualcuno poi nei commenti vuole scrivere una domanda o approfondire qualcosa, ovviamente siamo tutti live, riusciamo a vederli e se sono coerenti con i tempi e l'argomento, magari te le pongo direttamente io. Sì, sarebbe Oppure molto bello. suggerisco anche, come dice la didascalia, sul tuo profilo Instagram possono contattarti Sì, e chiedere assolutamente, nel senso che argomenti. questo vuole essere chiaramente un momento di vicinanza, in un momento in cui la vicinanza è un tema spinoso, ma anche un momento di costruzione. Chiaramente, come capiterà a tutti voi, siamo chiaramente sommersi da chiamate, nel senso che in questo periodo, lavorando soprattutto in remoto, anche se gli spazi sono molto dilatati, in un altro senso c'è molta vicinanza. Anche per questo, all'interno di quello che vi dirò oggi, che sostanzialmente si compone di tre parti, chiaramente noi andremo ad affrontare un argomento molto ampio che ovviamente per ragioni di tempo e di profondità sintetizzerò in tre momenti, ovvero il momento principale, quello del brief, il momento legato ai contenuti e a quello che invece sta alla fine, ma in realtà in tutte le fasi, che è quello di come superare i confini. E proprio ponendosi queste domande, proprio per esperienza diretta, in agenzia, siamo riusciti a raggiungere i risultati che portiamo ai nostri clienti, più che a rispettare pedissequamente un brief. E, parlando di creatività e ritornando un po' alla ragione per cui siamo qui seduti tutti assieme, è anche quella di, diciamo, cercare di portare un po' di awareness e sfatare alcuni miti. Ad esempio, se noi parliamo di arte, ormai diciamo, è chiaro a tutti che se si pensa a un fotografo, a un pittore, non lo si pensa come una persona che si sveglia la mattina e ha un'ispirazione. No, è un lavoro molto diverso, ovvero è un lavoro che comprende molta dedizione, molto metodo, tantissimi errori e soprattutto una serialità costante che si basa nel cercare di raggiungere un obiettivo. Bene, quando si parla invece di agenzia e agenzia creativa e campagne di comunicazione, molto spesso si cade nell'errore di pensare che sia: ah, caspita, che idea, che ispirazione. Sicuramente c'è quella parte, ma diciamo, il vero segreto per arrivare a quell'illuminazione sta in una cosa molto semplice e di fatto anche apparentemente molto lontana dal mondo creativo, che sono l'analisi, i dati e i numeri. E io volevo parlarvi proprio di questo, sia per guidarvi, sia per farvi, diciamo, comprendere che quel tema, il tema numerico, e soprattutto se parliamo di strategie social o strategie omnichannel, diciamo, è un perno che deve guidare tutte le scelte d'agenzia a tutti i livelli. E partiamo da quello che, diciamo, solitamente noi come agenzia riceviamo o che alle volte compiliamo assieme al cliente, ovvero la parte di brief. E qui la domanda, cioè io vorrei dirvela subito, nel senso che non sono domande che bisogna porci proprio come propria roadmap personale, ma sono dei punti, prima di tutto che ci si può porre anche internamente, personalmente, sia per costruire il lavoro che in realtà per controllare se il lavoro che si sta portando avanti effettivamente sarà qualitativo o porterà dei risultati al brand o diciamo al prodotto.
Quindi la strategia creativa che sto mettendo in atto, e questa è la prima domanda, porterà dei risultati misurabili? Apparentemente, chiaramente sembra scontato, perché tutti noi dobbiamo dipendere al fattore di portare dei risultati, portare dei numeri, ma molto spesso i brief non sono costruiti con quell'obiettivo. O meglio, il primo passo per affrontare il brief è proprio quello che, diciamo, fa parte del momento di analisi, che è fondamentale, ovvero capire soprattutto quali sono i punti di forza col brand con cui stiamo ingaggiando, per cui stiamo facendo una consulenza, e capirne anche i punti deboli, quindi non solo del prodotto che si vuole veicolare al target, ma anche del suo servizio, e soprattutto analizzare tutti quelli che sono gli asset del brand, ovvero i canali di comunicazione, quindi tutti i touch point digital, ma non solo, perché sono molto importanti le risorse interne che hanno, diciamo il network che riescono a generare, come nel mondo del fashion, questo è molto importante, e soprattutto tutta la parte retail, come gli store e quant'altro. Diciamo che la prima overview di analisi è fondamentale per stendere le premesse che poi ci danno modo di definire dei numeri, e poi successivamente costruire una strategia e chiaramente anche una parte di creatività. Un altro tema molto importante è capire a chi si vuole comunicare, ovvero l'importanza di riuscire a identificare un target. E quindi non solo ovviamente capire il lato demografico, le caratteristiche, ma soprattutto cercare una cosa più sottile, che molto spesso per noi crea la differenza nel risultato di un progetto, ovvero quali sono le cose che accomunano il target o i target, e sfruttare quei temi, quelle passioni, trasformandole in una campagna. E chiaramente Domanda, per tutto Paolo. questo tema. Secondo me è importante in questo momento, scusa l'interruzione, anche capire chi si siede in questo tavolo, in questo brief con il cliente, sia lato cliente che lato agenzia, per far capire che c'è anche una complessità di team strutturato tra agenzia e azienda che lavora assieme. Quindi chi partecipa a questo brief attivamente, in una campagna Diciamo, standard. chiaramente noi ci relazioniamo principalmente con gli uffici marketing, ma non è detto che molto spesso internamente a un'azienda cerchiamo di diciamo, accogliere tutte le richieste di tutti gli stakeholder coinvolti. Lato nostro di agenzia cerchiamo subito di affrontare il brief diciamo, da più punti di vista, quindi non solo la parte, diciamo, creativa, ma soprattutto la parte strategica, la parte di analisi dati e, diciamo, tutta la parte di quelle persone che saranno poi più attive nel corso del progetto a seconda delle varie fasi. Quindi chiaramente non è un lavoro singolo, è un lavoro di team, ed è, come anche dicevi tu, Alberto, lo viviamo tutti i giorni, un lavoro chiaramente molto complesso che presenta vari stati. E proprio per questo la prima parte, che coinvolge, diciamo, tutte le figure sia di ricerca che poi operative nel progetto, devono assolutamente coordinarsi in un'analisi che approfondisca il brief, ad esempio, sia sugli asset proprietari del brand, quindi con analytics, con strumenti di questo tipo, piuttosto che mappare il traffico che arriva dai social nei presidi del brand, piuttosto che gli asset non proprietari, ovvero banalmente i motori di ricerca, soprattutto che cosa sta cercando la gente, perché arriva quel brand, perché cerca quel prodotto e come lo cerca. E questo può cambiare radicalmente la campagna di comunicazione, oppure utilizzare dei tool, diciamo, più diffusi, che sono Talkwalker o Keepeye6, per mappare non solo la parte di brand, ma anche i competitor, le conversazioni, oppure gli influencer che a volte vengono coinvolti. Poi Paolo, ti introduco forse sul secondo tuo punto anticipandolo, perché ovviamente un po' la tua scaletta l'ho un po' spiata. Passiamo al contenuto, se non sbaglio adesso, che diventa forse il momento più cruciale. Avevi qualcos'altro da dire in fase di brief?
No, 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 in realtà poi la tematica di brief sta solo nella preparazione. Diciamo che la cosa importante è riuscire a definire dei KPI, quindi un aspetto numerico sia per salvaguardare il lavoro interno dell'agenzia, ma sia anche per darsi dei punti fermi che poi una campagna deve ambire come tipo di obiettivi. Chiaramente, tutto questo che rimane molto astratto ci porta effettivamente alla seconda domanda, cioè i contenuti che noi generiamo sono coerenti con il brand? Rende il brand statico o dinamico? O meglio, qualsiasi azione che venga messa in campo, che sia una campagna, che sia un'azione strategica, che sia tattica, diciamo mutuata da foto, grafiche, testi, video. E chiaramente, tralasciando il fatto che devono essere chiaramente costruiti in modo molto accurato, molto attento e qualitativamente performante, bisogna poi declinarli in una serie di quantità. E sicuramente l'estetica non è uno dei fattori principali. E sicuramente, il processo per riuscire a generare in maniera più corretta è quella di avvicinarsi al target, di parlare il loro linguaggio e di in qualche modo evolvere o raggruppare i trend che sono presenti nel E aggiungere momento. anche quantità di touch point oggi in un'esperienza omnichannel, la complessità si Sicuramente. sta strutturando anche lì. Sì, anche perché non stiamo parlando solo della parte online, che chiaramente in questo momento sta rivivendo una nuova forma, come possiamo vedere adesso rispetto a tutti i contenuti che stanno facendo i brand, ma anche e soprattutto per l'offline, e quindi utilizzare anche il momento del target una volta analizzato, come nell'Aikido utilizziamo le passioni del target per filtrarle attraverso il brand e rimandarle di nuovo al target una volta elaborandole. E chiaramente in questa fase, che noi definiamo come la fase di preproduzione, è un aspetto cruciale, perché se questa fase viene portata avanti in modo corretto e ponendosi le domande corrette, riusciamo a avere dei savings nel progetto, a ottimizzare tutte le risorse e ottimizzare sia il numero dei contenuti che il raggiungimento degli obiettivi. E chiaramente adesso non mi voglio soffermare in questo momento nella quantità dei contenuti, però sapete benissimo come funziona l'algoritmo per quanto riguarda il canale social, ovvero che i contenuti che in qualche modo vengono notati e piacciono al target hanno anche un costo minore, da un punto di vista di advertising, e quindi questa è una spinta aggiuntiva nel riuscire ad entrare in sinergia con il target. E, ad esempio, con uno dei nostri clienti fashion abbiamo riscontrato che non solo le differenze del target a seconda di fascia d'età e segmentazione sono importanti, ma anche le differenti country. Noi operiamo in tutto il mondo e quindi notiamo banalmente come Germania e UK hanno dei contenuti che funzionano molto bene, che performano. E mentre se utilizziamo gli stessi contenuti per il mercato Italia abbiamo un effetto contrario, ovvero non performano. E quindi anche qui un altro tema a cappello è quello di riuscire a differenziare i contenuti di un'unica campagna per parlare coerentemente a target che di fatto sono differenti. Oppure per evolverli, ad esempio, un altro aspetto molto interessante nel porsi delle domande è chiedere se molto spesso il prodotto è sufficiente e molto spesso non lo è. Ad esempio, per un brand fashion, sì, scusate, per un brand beverage, che è un mercato, diciamo, internazionale principalmente, anziché parlare solo di prodotto, abbiamo creato dei contenuti più immersivi nella loro pagina Instagram e abbiamo creato un magazine in modo tale da approfondire il prodotto con tutto lo spazio che necessita e dall'altro non con l'obiettivo di voler parlare ad un target di pubblico, diciamo, diffuso, ma di mirare ad una nicchia molto precisa del B2B. E questa cosa sta funzionando molto bene ed è grazie a un processo che ci ha permesso di creare i contenuti in maniera tale da avvicinarci a quel tipo di target. Allo stesso modo, in maniera più pop, un altro esempio che è molto interessante, anche qui un brand food in cui chiaramente in quel caso il prodotto non parlava alle fasce più giovani
a cui si voleva puntare, e quindi non abbiamo parlato solo di prodotto, abbiamo puntato al branding e abbiamo utilizzato e inserito nella parte creativa dei temi che non sono legati principalmente al prodotto in sé, ma che prendono, diciamo, forma da altre sfere, quindi la musica indie, e anche questa cosa ha generato moltissimi obiettivi chiaramente strategici che avevamo identificato nei KPI di progetto. La parte, diciamo, terminale di tutto questo, perché questa, se la possiamo definire come premessa, dobbiamo arrivare, diciamo, al nocciolo della questione, ovvero sì, questo tema della creatività e dei confini, e perché anche in un momento come questo, che è un momento delicato, in cui effettivamente l'economia sta subendo chiaramente il colpo di questo momento, allo stesso tempo ci sono tantissimi segnali che danno di fatto tantissime opportunità, non solo nella comunicazione, ma soprattutto nella relazione tra gli utenti, ovvero c'è meno pressione nei canali ADV da un punto di vista di advertising, e questa è un'ottima occasione per inserire dei contenuti di valore e comunicare con un target che in ogni caso rimane molto connesso e molto dipendente dai contenuti. Non c'è mai stato un consumo così alto di materiali video, ad esempio. Le views in tutti quelli che sono gli asset di contenuto video stanno salendo. E chiaramente, è anche abbastanza logico, in alcuni settori per gli acquisti e-commerce stiamo registrando più 50% e in alcuni settori più 150%. E ovviamente alcune industrie sono più in crisi di altre, mentre per alcune industrie, ad esempio come la GDO, si sta vivendo una sorta di risorgimento. E come potete vedere, anche qui il tema della creatività è anche il tema di come reinventare il dialogo con gli utenti, e l'utente rimane sempre una cosa centrale che guida, e quindi anche qui riuscire a veicolare, ad arrivare a dei numeri consistenti che partano proprio dalle abitudini. Ad esempio, cosa stanno facendo molti musei? Stanno aprendo i propri archivi da un punto di vista digitale, e questa è una cosa fantastica. Ci sono collettivi di artisti che stanno esponendo ognuno nella propria casa e poi creando dei collettivi all'interno di Instagram, oppure delle radio che in tutto il mondo creano dei network che permettono agli utenti di sentire delle stazioni radio che normalmente, diciamo, non ascolteresti se non ci fosse questa premura del contenuto. Al di là di tutto questo, la creatività funziona quando osa, quando questo confine in qualche modo viene superato, e allo stesso tempo, partendo dal brief, la risposta, di valore e l'obiettivo, il raggiungimento del KPI lo si ottiene quando si supera qualche confine, quando, diciamo, da un advertising riusciamo a creare un messaggio che parla alle persone e crea intrattenimento, oppure riesce a parlare del prodotto in maniera efficace. Quindi crediamo fortemente che il tema di osare e sconfinare dei confini sia possibile grazie a una prima analisi di numeri, e soprattutto possa essere perseguito con una grande negoziazione nei confronti dei brand, con un grande atto di consulenza, però mantenendo sempre i numeri come la ragione e la roadmap di base per riuscire a prendere delle decisioni che siano strategiche o tattiche, o di campagna. Alla fine, la cosa importante non è sicuramente il tema estetico, le mood board. Sì, quello crea, diciamo, una patina di superficie. Sicuramente non è nemmeno così decisivo oggi il nome del fotografo, nemmeno nel campo del fashion. Non sono questi i temi cardine. Quello che è la cosa che aiuta di più è avere un atteggiamento proattivo di consulenza e di guida che ci permetta di segmentare meglio il target a cui ci riferiamo, di capire meglio quali sono le property su cui vogliamo comunicare, e fare un lavoro di orchestra in cui tutta l'agenzia e tutta l'expertise dell'agenzia riescano a declinare, diciamo, le campagne. Un po' in anticipato la mia domanda, Paolo,
Allora, in questo mare magnum di contenuti che ci sono in nuovi formati ogni giorno, in questi touch point sempre più diversi, con queste esigenze nei confronti di un utente anche sempre più attento, in situazioni non pronosticabili come quelle che stiamo vivendo, qual è l'approccio che ti senti il consiglio nel prendere l'approccio giusto sul tema della creatività e del contenuto e della sua diffusione? A un'azienda, a un'agenzia. Ma sicuramente lato agenzia bisogna entrare molto in partnership con il brand con cui si lavora, ovvero porsi gli stessi obiettivi. Ovvero il tema qui non è quello di avere delle metriche di canale, quindi l'engagement inteso come like o commenti sicuramente non sono metriche di valore, quelli non sono numeri che contano. Quello che conta è riuscire ad utilizzare la creatività affilandola affinché si arrivi a degli obiettivi numerici più interessanti e più di costruzione, non di presidio, ovvero convertire in vendite come obiettivo principale, informare, intrattenere e riposizionare il brand, come microconversioni ad esempio, quindi le visite al sito, le iscrizioni alla newsletter, le visite nello store. Tutto ciò che fa loyalty nei confronti del brand sicuramente è un obiettivo finale e chiaramente anche le macro conversioni come gli acquisti. Non è detto che l'una cosa debba rispettare l'altra. Ad esempio, per un brand retail dell'occhialeria in Italia abbiamo utilizzato, come molto spesso si fa, un periodo di fortissima pressione come quella del Natale, costruendo una campagna che di fatto non metteva in primo piano il prodotto, ma si metteva dal lato degli utenti, ovvero erano dei contenuti che mostravano come una piccola guida ludica di microespressioni del volto per far capire agli utenti se il prodotto che regalavano ai loro amici effettivamente piaceva o meno, se i loro amici gli stavano mentendo. Quindi qui parliamo di entertaining, parliamo di vicinanza al target, parliamo di come sfruttare un periodo molto pieno come quello del Natale con una messa a terra di campagna che però non si vede solo all'interno dei canali social e che chiaramente viene declinata in tutte le loro properties, ma lo trovi anche in store e lo trovi anche nella comunicazione tradizionale, quindi una grande azione di coro. Oppure per un brand fashion, che è anche un settore molto più delicato, abbiamo messo in discussione, ad esempio, come i brand comunicano all'interno delle loro stories. E in quel caso abbiamo fatto una produzione in cui gli influencer erano i protagonisti. E lo script era una storia che si svelava a capitoli e che cosa succedeva? Il pubblico perché era ingaggiato? Sì, probabilmente vedeva il prodotto, ma la cosa interessante è che i contenuti non li vedeva soltanto nel device e nelle stories, ma tutti i riferimenti principali della storyline, dello storytelling, li trovava nel punto fisico, nello store, ma non solo, anche nella città. E quindi si riusciva a rompere quella barriera tra il digitale, l'online e l'offline, creando un esempio di coro. E queste sono cose che noi vediamo che hanno una fortissima grip da parte degli utenti. Paolo, siamo quasi in chiusura, ci prendiamo qualche minuto in più, visto che è anche la prima puntata. E, prima di lasciarti concludere, volevo aggiungere che appunto in questo nostro contesto di agenzia, nel voler condividere non soltanto le nostre esperienze, il nostro know-how, anche questa struttura complessa che guida il mondo della comunicazione, voglio segnalare che domani, 12:30, ad esempio, parleremo di Facebook Ads, il giorno dopo di come fare una presentazione efficace. Venerdì parleremo di copywriting e storytelling. Lunedì prossimo parleremo degli strumenti per lavorare bene tra aziende e agenzia e migliorare i flussi. Quindi il tuo intervento ha dato il là poi a tutto quello che si svolgerà dopo per far capire proprio questa complessità. Quindi Paolo, sai qualche battuta? Ci prendiamo gli ultimi minuti per chiudere? Dannazione, non mi sono presentato, cioè non mi sono preparato nessuna barzelletta, però in realtà vi volevo lasciare con un'ultima domanda che in realtà in qualsiasi momento del processo di costruzione di un'azione di comunicazione dovrebbe essere comunque un punto centrale da un'ottica creativa, che è: stiamo migliorando una cosa vecchia oppure stiamo facendo una cosa nuova? E secondo me quella è la guida principale che ci permetterà
di differenziarci dai competitor e sicuramente di intercettare meglio gli interessi e di comunicare al target. Detto questo, Alberto, io volevo dirvi, mi ha fatto molto piacere passare questo momento con voi. Chiaramente, se volete approfondire questi temi o la conversazione, scrivetemi, sarò davvero felice di rispondervi. Bene, io vi do l'appuntamento ancora sempre qui sulla pagina Facebook in diretta domani e i prossimi giorni, sempre alle 12:30, dal lunedì al venerdì. Abbiamo tanti temi da trattare. Abbiamo anche un sito dedicato, halfanhour.youngdigitas.com, lo trovate appunto tra i nostri post come link esterno. Potete vedere il calendario aggiornato e tutta la diversità di argomenti che vogliamo presentare. Bene Paolo, l'ultimo saluto però vorrei lasciarlo anzi di qua, a te, e quindi tutto tuo il pubblico e poi chiudiamo. Grazie a tutti ancora, vi mando un caloroso abbraccio. Ciao a tutti ragazzi e a domani di nuovo sulla nostra pagina Facebook. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.